Morirai, Ricky. Anche se Yuri e Polito la smettessero, se fermassero il dolore in questo istante, moriresti comunque. Sì, l'avevo immaginato. Sappiamo già la verità. Voglio solo sapere il perché. Dimmelo, Ricky. Ti prometto che manderò via il dolore. Ok, Jefe. È troppo tardi perché la mia confessione ti serva a qualcosa, quindi vedila come un favore professionale. Sono stato io a far saltare l'ambasciata di La Paz. Hai fatto saltare l'ambasciata USA a La Paz? Sì. E non si è trattata di un'operazione segreta della CIA o della DEA. I ribelli mi hanno aiutato, ma sono stato io. Perché attaccare la tua stessa ambasciata? Non avevo scelta. I miei capi volevano portarmi via dalla Bolivia. Se ne fottevano tutti di quello che fate qui. Nessuno voleva investire... investire risorse... per fermarvi. Io volevo attirare la loro attenzione. Mi serviva un colpo di scena come a teatro. E si sa che a teatro nessuno fa attenzione se non c'è qualcuno che muore. Ci siamo, il boss finale. Sì. Se si identica cosa per l'Afghanistan, non credere. Si diceva addirittura che gli americani avevano intenzione di intervenire in una guerra diretta con l'attacco dell'Afghanistan ancora prima di essere attaccati con le torre gemelle. Ma poi non praticamente fatto. Ufficiale. No, poi cazzo dici poi non l'hanno fatto? Poi sono stati attaccati alle torre gemelle e hanno fatto l'intervento. Non l'hanno fatto hanno avuto prima. La scusa, diciamo, ma era già in programma prima di attaccare. Ah, già era deciso? Certo, era già praticamente deciso. Era già deciso per quei mesi, fai conto te. Che bel posto che ha scelto il Swing per sì, morire. Sì, comunque, soliti americani di merda. Che è, sto gran casino magari sarebbe già successo, dei pazzi che si fanno esplodere. Globalmente io li ringrazio gli americani perché fondamentalmente è andato loro il via tutta sta merda. Attaccando, facendosi odiare, occupando un paese che non voleva essere occupato, perché non la vogliono la democrazia sti animali, a prescindere da tutto. Aspettami. Aia. Che succede? Chi è sto cadavere? Merda, c'è un cadavere. Quel leader ribelle, Amaru. L'avevamo liberato dal cartello. Ah, te lo ricordi? La chiesa. Vero. I suoi ribelli si sono scontrati col cartello e ora Pac è in fuga. Non sembra ci sia stato un grande scontro. Chiamo Bowman, forse ha avuto notizie da Pac. Pac di merda che... Un incontro con Pac e uno dei suoi. Con Pac? Ma dove sei? Ascolta. Invece di Pac abbiamo trovato Amaru, è stato ucciso. Pac è sporco. Pac Katari è qui con me a Pucara. Bowman. Cazzo. Che diavolo succede? Non lo so, ma dobbiamo raggiungere Bowman. Presto. Hai capito? Anche Sandoval l'aveva fatto con i ribelli all'attacco. Ma se le fanno del male, do fuoco all'intero paese. E io ti passo i fiammiferi. Ok, pensiamo alla missione. Non avrei mai pensato di dire una cosa simile di un agente della CIA, ma se le fanno del male do fuoco all'intero paese. L'hai già detto. Andiamo. Pac, poi si è interrotta la chiamata. Allora, ti ho detto che Pac mi pulsava. Ci ha fregato. Weaver, andiamo da Bowman. Ok. Da vedere che al solito è la solita morale degli americani, cazzate varie, guarda un po'. Il comunista è cattivo. Se lo trovo gli sparo con la beretta, guarda.
Ah, era un video. Merda. Pacatari. Cosa ha fatto? Ci ha traditi. Ci hanno usato come diversivo. Diversivo da cosa? Sogno. I ribelli hanno scoperto dove. Andate al mausoleo, ci vediamo lì. Nomad. Sai che significa, vero? Da questo momento, Pac e i ribelli non sono più nostri alleati. Oh, 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 che bello, finalmente, minchia, che bello. Li posso ammazzare, sì. Potrebbe essere un problema perché ce ne sono un casino di ribelli in tanto giro. Non sanno sparare sti mongoloidi. E invece... Contatto, nemici ribelli. Merda, ci sparano addosso, Red. Minchia, non vedevo l'ora. Madonna, non vedevo l'ora, figli di puttana. Non me l'aspettavo sto risvolto degli eventi. No, tu non hai idea di quanto sto godendo. Devo ricaricare. Ora che abbiamo il tempo, eh. Quindi? Muovi il culo. Merda. Merda, m'hanno ammazzato. Minchia. Minchia me. Beh, una cosa è sicura, dobbiamo alzare i tacchi il prima possibile. Mi sono fatto prendere dalla foga, minchia, troppo bello ammazzare i ribelli. I figli di puttana inutili bastardi. Vai. Ecco, è sparito l'elicottero. GG gioco. Bellissimo. Che cazzo? Sali, va. Perché vuoi schiattare? Dai, dai, te li blocco. Vai, vai, vai. Cazzoia. Film che vi consiglio di vedere più tardi. Ah, non saprei. Hola, camarada. Buck, cosa cazzo hai in mente di fare? La stessa cosa che cerchi di fare tu. Lotto per il bene del mio paese. E il sogno morirà in terra boliviana. Devono sapere. Il ritorno dei pomodori assassini. Gli altri cartelli. I ribelli non sono la stessa cosa che cerchi di fare tu. Lotto per il bene del mio paese. E il sogno morirà in terra boliviana. Devono saperlo i miei uomini. Il governo. Gli altri cartelli. Dai, magari ne salviamo uno di questi. I ribelli non sono schiavi degli americani. Siamo forti anche da soli. Per questo hai ucciso Amaru, perché non era abbastanza forte. Amaru era un idealista. Ideali stupendi. Ma gli ideali non sfamano la gente. Sì, sì, continua a tamponarmi. Non si vede. Gli ideali non fanno cadere. I governi corrono. Gente. I miei sanno che se muoiono oggi, domani ritorneranno a decine di migliaia. Non per questo sarà meno doloroso. Se c'è una cosa che ho imparato ad accettare in questa vita, è il dolore. Guardali, guardali, guardali. Una lezione che presto insegnerò a El Sueño. E ora, se non vuoi fare la stessa fine, ti consiglio di lasciare. Pensavo volesse spacciare lui in realtà, invece. Grazie. Anche la Madonna, tiriamo giù. vabbè, questo non riesco a sparargli. Bersaglio a terra. Dove cazzo andiamo, di qua a destra? Sì. Sì, devi salire le scale, ti ricordi? Abbiamo recuperato DJ Pirlito lì. Eh?
no? Eh sì, suca. Sì, sì, tirali sotto, via, via. Elicottero! Se non li fai fuori non possiamo scendere, dobbiamo scendere per forza. Dietro di te, dietro di te. Dov'è? 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 C'è cavo. Ah, davanti anche. Fianco. Merda, mortaio. Questo dietro non riesco a prenderlo, devo scendere, aspetta. No, è impossibile, minchia, non merda. Si vedono, non si vedono! Dio Cristo. 2 hours later. Via, 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 via. Qua fa qualcuno rompeva i coglioni qua dietro però. Niente, niente, scriptato. Guarda, guarda, li appena spawnati. Muoviti, 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 muoviti. Va bene. Sono qua davanti, eh. Sono... Dai, veloce, 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 entriamo, 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 entriamo. Merda, ce l'ho fatta per un pelo. Ecco, visto come andava fatta? Fa vedere le mani, ora! Lo farei, ma purtroppo ora le mie mani sono occupate. Dov'è? Voglio vedere il grande capo. Mettila giù. Come vuoi. Adios, signor Katari. Hai 5 secondi per inginocchiarti e unire le mani prima che ti spari un colpo in fronte. È meglio se rispondi al telefono, agente Bowman. Pronto. Signore. Sì. Sì, non capisco. Signore, non è possibile. Le dico che non è... La prego, glielo sto chiedendo. Non l'ammazziamo più? Signore. Sì, capisco. Cazzo, cazzo, cazzo! Bowman. Vaffanculo! Cazzo! Bowman, che c'è? Bowman! Gli hanno dato l'immunità. Ha fatto un accordo e... Accordo cazzo! Con chi? Con il Ministero della Giustizia! Un momento.
Un momento, stai dicendo... Ho offerto le teste di altri 4 cartelli, più altri 3 gruppi che trafficano eroina. La concorrenza? Come cazzo è possibile? Come ho detto prima, se hai il potere, tutto il resto viene da sé. Ora, se non vi spiace, signora Bowman, a quanto pare ieri eri la mia avversaria e oggi non sei altro. Maurizio, Maurizio, che non diventi un vizio. Scusate, era più forte di me. Ci sposti giù un attimo? Sì. LOL. Tra la pistolina. Con la beretta alla fine l'ha ammazzata. E con la beretta. Ecco. Un po' come è successo in Ghost Recon Future Soldier. Il sogno è morto. Se mi state guardando, vuol dire che ho ucciso il sogno. Molti penseranno che ho perso la testa, che ho agito di impulso, per vendetta. Fanculo, si sbagliano. Sapevo bene quello che facevo. Quel pezzo di merda, quel mostro, ha torturato il mio amico, l'ha ucciso. Ha decapitato il mio partner, massacrato persone. E la passa liscia? No, mi spiace, ma io non ci sto. Con quello che il sogno sapeva di Ricky Sandoval, sarebbe stato inarrestabile. Quiz a sorpresa, che succede se dai l'immunità a un signore della droga? Din 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 din! Hai vinto un dittatore. Uccidere un boss della droga è un conto, ma un dittatore. Non bastano 4 operativi per riuscirci. La mia carriera, la mia libertà, la mia vita, non valgono più del futuro del Sud America. Ovviamente non tutti sono d'accordo. Per questo il mio destino è in una prigione federale, con un'accusa di omicidio e una bella tuta arancione per i prossimi 45 anni. La CIA avrà dichiarato al mondo intero che l'operativo in questione non è più alle nostre dipendenze. Ha agito in aperta violazione degli ordini ricevuti dai suoi superiori. Le sue azioni hanno pregiudicato gli sforzi compiuti dalla nostra intelligence, tanto nel paese quanto all'estero. Sapete, hanno ragione. Io avrei fatto lo stesso al loro posto. Non ce l'ho con loro. Spero che non lascino la Bolivia. Senza Pak Katari, i ribelli finiranno per farsi la guerra fra di loro. L'Unidad farà un patto con la nuova organizzazione criminale di turno. E i reduci del Santa Blanca si divideranno formando nuovi cartelli, con nomi come Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia e Los Hijos del Sueño. Continueranno a uccidersi a vicenda per la coca. Se Dio avesse saputo quanta morte avrebbe portato la coca, l'avrebbe creata lo stesso. Forse l'ha fatto proprio per quello. Non so cosa pensare, ma non sta a me rispondere. Vi lascio così. Con le ultime parole di Augusto, fondatore nonché primo imperatore di Roma. Vi è piaciuta la commedia? Allora... applaudite la mia uscita. Passo e chiudo. Bella merda. Il finale comunque un po' come Future Soldier, che gli avevano dato... grande. Cosa? Cosa grande? Sono morto. Ah, comunque. Perché? Perché praticamente gli avevano dato l'ordine di non ammazzare l'ultimo pezzo di merda e poi invece di impulso l'hanno ammazzato lo stesso contro gli ordini. Vieni fuori tu. Sto guardando i titoli di coda in segno di rispetto per gli sviluppatori. Vabbè, chi se ne fotte, son dei... Son dei? Ma sono un po' di cazzate, cioè. Minchia, però ci hanno lavorato parecchio, cioè. Sì.
2 hours later. Ehi! Esatto. Che bel modo di concludere un videogioco. Signora Bowman, a quanto pare ieri eri la mia avversaria e oggi non sei altro che la mia autista. Portami dai tuoi superiori. Mi dispiace. Agente Karen Bowman, piano Bolivia, rapporto postazione. No. Ufficialmente l'operazione Kingslayer è un successo. Il cartello Santa Blanca è stato sgominato. L'unidad ne è uscita indebolita e ci sono rivoluzioni in corso nel governo boliviano. Anche se l'indagine sulla morte dell'agente della dea Ricky Sandoval continua, siamo convinti che i colpevoli siano stati eliminati. La cosa più importante è che l'uomo noto come il sogno non esiste più. Ora è l'informatore numero 38726B. E l'informatore 38726B, per l'intelligence, è una vera miniera di informazioni. Il contabile del cartello Las Manos Muertas, ucciso dall'esercito messicano? Merito suo. Il terrorista Al-Saif, arrestato in Austria un mese fa? Sempre lui. I trafficanti d'armi corsi eliminati in Africa occidentale? Sempre grazie alla talpa, un tempo nota come il sogno. L'accordo è che, finché ci fornisce informazioni attendibili, gli permettiamo di godersi la libertà che vuole. Chiaramente non consegna i suoi amici, soltanto i rivali che minacciano i suoi affari. Ma sapete come si dice? Il nemico del mio nemico è pur sempre il mio nemico. E cosa ottiene in cambio, a parte l'eliminazione di chiunque provi a fermarlo? Un appartamento di lusso a Pinecrest, Florida. Oltre a pasti gratis, $50 al giorno e pay per view senza limiti. Tutto a spese dei contribuenti. Ovviamente la sua libertà è relativa. La sua casa è sotto sorveglianza tutto il giorno e ci sono guardie e telecamere in ogni stanza. Vi domandate cosa faccia in bagno un ex boss della droga? Fidatevi, non è niente di emozionante. E dato che le mie parole verranno comunque censurate, vi dirò cosa vedo nella sfera di cristallo. Non durerà. Prima o poi esaurirà la lista dei nemici. E dopo? La CIA non pagherà mai per mantenerlo a vita come testimone. Nel migliore dei casi, il Messico chiede l'estradizione. Lui resta in prigione per al massimo una settimana e poi scompare nel nulla, nascosto in un furgone della biancheria misteriosamente incustodito. Nel caso peggiore, lo liberiamo. Passerà qualche settimana di vacanza in un buco in Europa dell'Est prima di prendere un volo per il Salvador. Fonda un nuovo cartello. Lo chiama El Renacimiento. La rinascita. Stavolta spende 10 volte di più nella sicurezza. Poi entra in Perù e si rimette a trafficare in cocaina. Ma stavolta diversifica l'offerta. Metanfetamina, eroina importata dal Medio Oriente, MDMA, droghe sintetiche, steroidi. Qualsiasi cosa la gente voglia ingoiare, sniffare, fumare o iniettarsi, lui la produrrà, l'importerà e la venderà. Volete sapere una cosa? Io sarò proprio lì ad aspettarlo, insieme ai miei amici. Quegli operatori, quelli che non si vedono, che non si sentono e che forse non esistono. Eppure continuano a perseguitarvi nel sonno. Passo e chiudo. È stato bellissimo sentire il discorso di Pak Katari su SBC Radio. Mi sento come se avessi le palle d'acciaio, come se potessi affrontare il sogno da solo.